Buongiorno ragazzi, eccomi tornata finalmente con il secondo episodio dedicato a questa serie. Innanzitutto, come potete notare, c'è un nuovo cagnolino che fa compagnia alla nostra Emily. Il cagnolino che ho scelto per lei è un Chihuahua bianco, in realtà non mi è uscito benissimo, proprio di così non sono riuscita a fare, e lei si chiama Zoe. Al momento per Zoe all'interno di questo appartamento abbiamo soltanto questo tappeto dove si può sdraiare e la ciotola dove può mangiare le sue crocchettine. Quindi come prima cosa direi riempi la ciotola. Così almeno la nostra Zoe può mangiare qualcosina. Si è già messa sul divano da furbetta. In realtà anche la mia Chihuahua lo fa sempre. E chiamiamo Zoe, chiama Zoe per mangiare. Poi non so se notate, ma ho aggiunto un po' di materiale personalizzato perché ho visto nei commenti che tante persone preferiscono il gioco con il materiale personalizzato. Lo preferisco anch'io, però con questo il gioco va un pochettino più a scatti, a volte si blocca, insomma, non c'è un gioco completamente fluido. Però, visto che molti di voi preferiscono vedere, insomma, la stagione, la serie con qualcosa di materiale personalizzato, ho aggiunto dei vestiti, ho aggiunto qualcosa, no, di arredamento, ancora nulla se non 3 o 4 cosine, mentre di abbigliamento e di scarpe ho aggiunto un po' di cose del mio vecchio materiale personalizzato, non tutto perché una volta ne avevo davvero tanto e il gioco era continuamente bloccato, cioè si bloccava troppo spesso e diventava poi impossibile giocare, però qualcosina per farvi contenti, insomma, l'ho aggiunto. Infatti, questo, se notate, è il nuovo look da giorno di Emily, mi piace tantissimo. La gonna e le scarpe sono materiale personalizzato, la maglietta invece no. Intanto lei sta giocando al tablet perché non ha un computer qui a casa. Intanto Zoe è qui sul tappetino. Allora direi di giocare un pochettino con lei perché qualcosa dovevamo fare. Fai che nella tua vita familiare ci sia un animale, l'abbiamo fatto. Stringi amicizia con un animale, l'abbiamo fatto. Usa interazioni amichevoli con gli animali per 12 volte. Quindi iniziamo. Allora facciamo abbraccia, spazzola e poi facciamo gioca e accarezza. I cani fedeli apprezzano particolarmente le carezze prolungate. Quindi facciamole un po' di carezze. Che carine che sono. Una bella spazzolatina ci vuole, anche se in realtà non ha tolto il vestitino, ma fa niente. Si è sentito scodinzolare perché qui, qui con me c'è Gioia. Poi facciamo animale di Instagram, vediamo un po'. Come si divertono. Lei comunque al momento è flirtante, quindi direi poi di uscire e di andare dai gemelli. Qua la foto non è proprio delle migliori in realtà, perché l'angolazione è un po' quella che ci sono le tue gambe, Emily, di mezzo, ma fa niente, facciamo una foto così. Ok. Bene, Zoe ha guadagnato 10 follower, incredibile. Ultima cosa, facciamo loda e poi facciamo prendi in braccio. A quanto siamo? 6 su 12, quindi direi che per il momento può bastare. Bellissime. Ok. Bene, detto questo, sono le 4:30 del pomeriggio. Siamo in estate, per oggi c'è un po' di pioggia, quindi facciamo così, facciamo così, fai un pasto veloce, facciamo una cena al microonde. No, vabbè, ma puoi metterla pure giù. Ok, grazie tante. Perfetto,
perfetto, la cena è pronta, la cena, la merenda, perché in realtà sono le 5 del pomeriggio e lei sta praticamente cenando barra pranzando adesso. Zoe è un cane fedele, gli piace stare vicino al padrone. Ok, dai che voglio uscire, mangio velocemente, che dopo andiamo a fare un giro dai gemelli. Perfetto, lava i piatti e direi che siamo pronte per andare. Ed eccoci qua, siamo al bar per karaoke. Adesso sto giocando con i ragazzi, in particolare voglio giocare con Lucas. La nostra Emily è già qui e l'altra volta mi sono sbagliata, ma in realtà non si sono ancora presentati, quindi facciamo subito una bella presentazione amichevole prima che lei ci scappi. Perché sta andando via. Vediamo, eccoli. Sta avvenendo il primo incontro. Primo incontro sotto la pioggia, tra l'altro. Vediamo un po' cosa inizia a fare lui. Allora, facciamo sicuramente chiedi della giornata. E visto che lui è un tipo molto particolare, proviamo con chiedi di passare del tempo insieme, vediamo cosa ci dice. Nel frattempo, Thomas è entrato al bar. No, ma qui c'è la piccola Zoe, guardate poverina, perché lei non la sta considerando. Allora, cosa ci dici? Lui comunque deve trovare un fidanzato e andare a due appuntamenti, quindi. No, ma lei se n'è andata. No, Thomas, anzi, aspettate, mi sto confondendo. Lucas ha preso già un 2 di picche, quindi noi ci riproviamo perché siamo molto insistenti. Prima però una bella stories la pubblichiamo e poi facciamo invita nel lotto attuale, vediamo se può venire Emily perché non ci ha ascoltato. Non è voluto uscire con noi praticamente. Emily arriverà molto presto, meno male. Cioè, prima ci ha dato buca, ma adesso è tornata. Insomma, siamo riusciti a convincerla. Zoe, poveretta, nel frattempo è ancora qui. Thomas, cosa c'è? Facciamo una cosa, un abbraccio affettuoso, bravi. E poi facciamo un complimento sincero. Ma dov'è? Non è ancora arrivata? Che casino che c'è in questo bar. Riproviamoci. Emily, perché non stai venendo qui? Che mi hai appena detto di sì. Sono arrivati i risultati. Ok, intanto qua il karaoke sta andando alla grande e c'è un casino pazzesco. Emily arriverà molto presto. Ok, aspettiamo allora, perché qua non sta arrivando nessuno. Cerchiamo di capire un attimo, ma io non la vedo. Io non la vedo. Mi sa che Emily ci ha dato nuovamente un 2 di picche. Ci dice che viene, ma io non la sto vedendo arrivare ed è passato un po' di tempo ormai. Quindi niente, finiamo questo spettacolo grandioso che sta facendo. Guardate in quanti lo stanno guardando. Tutto super orgoglioso. A questo punto vediamo se c'è una ragazza, visto che comunque lui è un tipo un po' così. E proviamo con lei. Facciamo una presentazione amichevole. Perché sei imbarazzato? Perché hai cantato non molto bene. Eccoli, finalmente si sono presentati. Vediamo, vai a caccia di complimenti. Non so nemmeno quanto tenere alto il volume perché qui al bar c'è un sacco di casino. Facciamo racconto una barzelletta. Lucas è un sim egocentrico, adora andare a caccia di complimenti nonché ricevere dolci attenzioni. Interazioni come spettegola, controlla i follower totali, firma un autografo, incita all'applauso, fatti un selfie, lo renderanno ancora più felice. Facciamo romantico, vediamo un po'. Chiedi se è single. E poi facciamo altre scelte. Romantico. Flirta, vediamo un po', ok, lei è single, molto bene,
sì, anche lei se ne sta andando, forse per l'orario, sì, perché è tardissimo, quindi ragazzi, volate a casa, veloci. Eccoli qua, è tardissimo ragazzi, quindi come prima cosa direi, ho sistemato il loro appartamento, dopo ve lo faccio vedere mentre stanno dormendo. Allora facciamo dormi alla piccola, poi facciamo Thomas, reclama questo letto e dormi, Lucas reclama questo letto e dormi. Ecco, ho dovuto spostare il letto perché altrimenti non riusciva ad entrare, quindi l'ho messo qui, ho tolto il muretto che c'era prima. Vi faccio vedere velocemente questa casa che ho sistemato. Allora, intanto venite a letto perché è tardissimo, cioè sono le 4 e mezza del mattino. Bene, bravo, rimbocca le coperte. Intanto Thomas sta già dormendo da un po' di tempo. Comunque questo è l'appartamento. Qui c'è l'ingresso, il bagno è molto carino, guardate un po', c'è addirittura la lavatrice, uno specchio mega, il vasino per Ella rosa e la vasca da bagno, in questo modo possono fare tranquillamente il bagno ad Ella. Qua c'è la cucina, voglio mettere qualcosa anche qui, però al momento questa è la cucina molto minimal con il microonde. In cucina c'è praticamente anche il salotto perché, allora, lui ha fame, quindi facciamo così, servi la colazione, facciamo una macedonia di frutta. La piccolina invece ha bisogno di mangiare, quindi direi, allora, dai il cibo a Ella e diamo dei cereali, visto che sono le 8 di mattina, i cereali sono più che indicati. La bimba dove sta andando? Ella, vieni subito qui, non fare scherzi, e vai qui, oppure, sì, vai qui. Balbetta un po' con l'orsetto intanto e chiedi cos'è. Poi dove eravamo rimasti? Alla cucina. Allora, questa è la cucina super minimal, dicevo. In cucina c'è praticamente il divano perché comunque è un appartamento molto piccolo e se vi ricordate questo è l'appartamento che avevo scelto per Jessica nella prima serie proprio perché ci sono queste finestre che danno sulla città che adoro. Qui c'è il televisore, qui ho creato un angolino, quindi una sala da pranzo con due sedie e il seggiolone ovviamente per Ella e di qui, quindi attraverso questa porta, si va nella camera da letto che è semplicissima. Qui ci sono tutti gli armadi, ci sono i tre letti e ci sono giusto due giochini di Ella. Poi magari con il tempo andrò ad aggiungere qualcosina, ci sono anche dei poster appesi, ecco questi sono i poster che ci sono appesi in casa, non sono tantissimi però c'è qualcosina. Comunque smetti di mangiare, dai il cibo a Ella, poverina, perché ha tanta tanta fame, carina. E comunque il primo appuntamento di Lucas non è andato affatto bene, la prima uscita, la prima presentazione, perché alla fine Emily l'ha bidonato tipo 3 volte. Comunque, a parte questo, oggi magari ci riproviamo. La bimba non vuol mangiare? Ah, ecco qua, mi raccomando, mangia bene senza fare pasticci. Lui invece ha bisogno un po' di chiacchierare. Socializziamo con lei, facciamo racconta una storia. Intanto che loro chiacchierano un pochettino, Lucas, anche lui giustamente, deve fare colazione. Ok, lui molto più comodo, si mette direttamente sul divano. Perché sei furente? Per quale motivo? Per quale motivo? Sensazione di furia, sì, in testa calda tendono a diventare furenti per le ragioni più banali. Quale sarà sicuramente la ragione? Io immagino Emily. Quindi adesso direi di invitare Emily. Però facciamo una cosa. Chiedi un appuntamento. Proviamoci subito così. Senza pensarci troppo, senza girarci troppo intorno. Intanto Ella ha finito di mangiare, da brava, benissimo. E tu continua a mangiare, mangia macedonia di frutta. Allora, chiedi un appuntamento. Nel frattempo Emily si è messa a piangere. Ma perché non mi fai chiamare? Chiedi un appuntamento. No, mi sa che non ha molta voglia, niente. Quindi facciamo così. Controlla il bebè e facciamo... Prendi in braccio, non mi ricordavo quanto è complicato gestire un bebè.
E allo stesso tempo, insomma, raccontare la storia, insomma, giocare insieme a voi è molto più semplice quando gioco da sola, proprio perché mi concentro totalmente sui sim. Però lui non sta invitando all'appuntamento, perché chiede un appuntamento. Ok, forse ci Poi siamo, arrivato. forse ci siamo. Detto questo, lui cosa deve fare invece? Diventare genitore? Con calma, ci vuole ancora un attimo di tempo. Consegui livello 4 di genitorialità e disciplina il tuo bambino o adolescente almeno 5 volte. Per lui, insomma, ci vorrà un pochettino più di tempo. Vediamo, facciamo un attimo calmare la bimba, che in realtà è molto tranquilla adesso. Esatto. Quindi vediamo se gli passa. Quanto ci vuole ancora? 40 minuti. Ok. Ma come si stanno divertendo questi due? Guardate un po' mentre Thomas sta pulendo tutto quanto. Ok, adesso direi. Cosa fa? Cioè, si sta arrabbiando con il peluche perché. No, 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 no. Adesso sei soddisfatto. Quindi un buon appuntamento. Ora me lo chiedi. Perché? Perché non lo fa? Non capisco. Che problema hai? Chiedi un appuntamento. Ok. No. No. Niente. Allora facciamo una cosa. Proviamo così. Chiacchiera con Emily, vediamo se almeno voglio di chiacchierare un po' con noi. E poi facciamo viaggio, andiamo da qualche parte con Emily, vediamo. Dove possiamo andare? O al parco, oppure cambiando totalmente quartiere a Sulane, ci voglio venire un'altra volta. Potremmo andare a Brindleton Bay, che da un po' di tempo che non lo visitiamo, e potremmo venire qui. Al parco, visto che lei ama i cani, potrebbe essere una bella scelta. Quindi andiamo qua. Ed eccoci qua, accettato, fantastico. Quindi direi innanzitutto entriamo, ovviamente. Vai qui insieme. Ok, cosa possiamo fare? Vediamo un po'. Insulta, no, perché parla della temperatura rovente. Facciamo. Chiedi della carriera, no, vabbè, però. Sappiamo che al momento non fa niente, fa niente. E impara a conoscere. Poi facciamo altre scelte, romantico. Perché se n'è andata? Chiedi se è single. Dove è andata? Non ditemi che è andata via perché. Ah, ok. No, perché mi stavo già sentendo male. Chiama da te, è andata da Zoe, lei è innamorata del suo cane, giustamente. È andata da Zoetta che è venuta qui al parco con lei. Vediamo un po' cosa ci risponde. Chiedi se è single, romantico, chiedi se è single. Vediamo un po'. È single, ok. Quindi facciamo romantico. Complimentati per l'aspetto. E poi, perché lui è comunque furbo, quindi prima ci gira un pochettino intorno e poi arriva al dunque. Scambi i numeri di telefono, vediamo un po' se ci dà il suo numero. Secondo me sì, però vediamo. Ok, ci siamo, ci siamo. Gli sta dando il suo numero di cellulare. Bene, lui è flirtante e in realtà anche lei. Quindi facciamo stringi, vediamo un po'. Lei comunque ci è cascata subito come una pera cotta. Diamo una rosa. Diciamo che per il bacio mi sembra un attimino presto, perché comunque lei è una ragazza modo, quindi lei si sta già sentendo male, ma fa niente. Allora facciamo così: i numeri se li sono scambiati, sono incontrati per il primo bacio. Aspettiamo almeno la prossima puntata, un altro giorno. E facciamo ancora stringi e poi facciamo confessa l'attrazione, giustamente. Dopo direi di chiudere l'episodio. Comunque insieme stanno da Dio. Peccato che lui è un pochettino così. Ci
Tieni la mano, Samsung, wow, vediamo un po'. Sabato, Lui è furbo comunque, troppo Sabato, furbo. hey. Ok, quindi adesso un'altra cosa che potremmo fare, sapete qual è? Andare da Zoe. Dov'è Zoe? Aspettate, dov'è, dov'è, dov'è? Non è più qui? Strano, l'avevo vista prima. No, non c'è più. Perché mi sa che noi non l'abbiamo incontrata, cioè non ci siamo presentati con lei e quindi non la possiamo neanche chiamare, no, lei non c'è. Nulla, visto che lei si è messa qui, cioè, direi di partecipare alla partita e chiudiamo così l'episodio con loro che giocano una bella partita di scacchi insieme. Li facciamo giocare un pochettino a scacchi così e direi di chiudere qua. Il primo episodio che alla fine è andato molto bene. La prossima volta gli chiediamo un appuntamento, anzi, no, lo facciamo la prossima volta. Quindi, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Per favore, puoi smetterla di cantare. Oh mio Dio, che fastidiosa che sei. Ok, e niente, loro intanto chiacchierano, giocano insieme, si divertono e si conoscono meglio. Noi possiamo chiudere qui l'episodio. Se questa puntata vi è piaciuta, spolliciate, iscrivetevi al canale per vedere i prossimi video. Fatemi sapere qua sotto nei commenti come, cioè se la storia vi sta piacendo, cosa vorreste vedere nelle prossime puntate, anche per darmi un pochettino di idee. Io vi mando un grandissimo bacione e noi ci vediamo la settimana prossima con il nuovo episodio. Ciao!